Il Senato è un organo costituzionale e pertanto obbligatorio e quindi che deve essere rinnovabile in qualunque momento. Settimana scorsa avevo segnalato l'impossibilità di poter procedere al rinnovo del Senato, tenuto conto che le 10 regioni che hanno 2 senatori non possono coniugare tutti i requisiti che sono posti dalla Costituzione, ovvero il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne, il fatto che debbano essere attribuiti con un sistema proporzionale, il fatto ancora più incomprensibile che i seggi siano attribuiti in ragione dei voti espressi, cioè proporzionale, e della composizione di ciascun consiglio, ovvero proporzionale e maggioritario. Nessuno mi ha dato una risposta, però la cosa resta come un macigno. Sabato questo, da un ulteriore approfondimento, verifico che il Trentino Alto Adige, contrariamente a quanto sempre espresso, che il Trentino Alto Adige avrebbe espresso 2 senatori per Trento e 2 per Bolzano, potrebbe averne non 4 ma 6, perché sempre l'articolo 57 dice i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono. Mi scusi, senatore Calderoli, siamo sull'ordine dei lavori di questa seduta. Mi lascia arrivare, sì, al punto, Presidente. Sì, la lascio arrivare. Noi però parliamo veramente di tutto. Una cosa di cui saremmo chiamati a votare come cittadini a un referendum. Ci sono dei buchi in questa riforma, li possiamo segnalare qui e non andare solo a fare delle slide sui giornali? Ma sì, ci sono anche c'è anche un ordine dei lavori, prosegua e si avvia. Va bene, allora Presidente, visto che c'è il problema se sono 4 o 6, credo che sia un problema importante, perché a cascata quei 2 vengono sottratti a tutte le altre regioni, per cui la regione Liguria ne ha 2 e il Trentino ne ha 4 o 6, mi sembra incomprensibile. Ma al di fuori di quello, avendolo collocato a livello dell'articolo 40, non sono più state previste le modalità con cui si calcolano i quozienti elettorali e le modalità di attribuzione dei seggi. Nessuno mi ha dato una risposta, gli interessati mi dicono si farà una legge elettorale. Benissimo, peccato che il giorno dopo, se dovesse essere approvata la riforma, la legge elettorale dovrebbe essere dentro la riforma stessa e non c'è. Arriviamo all'ultimo punto, che qui è proprio veramente clamoroso, perché si dice che i consigli regionali eleggono tra i propri membri. Allora, ne prendo uno a caso, Presidente, perché è il più datato. Statuto della Regione Sicilia, articolo 3, comma 7. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. Mi si potrà dire che si tratta di una incompatibilità e quindi questo consigliere, o meglio si dovrebbe dire deputato regionale, potrebbe dimettersi, ma nel momento in cui si dimette non può più fare il senatore. E qui, dici, i poveri siciliani non riescono a eleggere i loro senatori. Allora sono andato a prendermi gli statuti di tutte le regioni a statuto speciale. Questa clausola è presente in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige. Mi scusi, senatore Calderoli, la questione, vorrei un attimo rappresentarle questo punto. La questione che lei pone richiederebbe poi un dibattito che non è oggi possibile perché non è all'ordine del giorno. Allora, quindi io le chiederei se lei ritiene di chiedere che sia inserita all'ordine del giorno una questione di questo tipo e che poi tutti possano intervenire, cosa che oggi non è consentita e a cui io personalmente, Presidente, non consentirò. Io ho fatto una denuncia di uno stato dell'arte per cui il Senato non è rinnovabile. Se lei ritiene che il fare una comunicazione a questa Assemblea sia cosa impropria, mi spiace, ma ho sbagliato mestiere io, oppure l'ha cambiato qualcun altro. Presidente, sta roba qua è una cosa incomprensibile. Walter Chiari aveva definito sarchiappone la bestia indefinibile. Questa è un sarchiappone e non pensare di poter eleggere un Senato se malauguratamente il 4 dovesse essere approvata una riforma, forse se fossi il Presidente del Senato della Repubblica
qualche dubbio me lo starei a porre e soprattutto vorrei far sapere ai cittadini la porcata che siamo chiamati a votare, che non è in grado neppure di rinnovare un organo costituzionale. E per chiudere, Presidente, stamattina ho sentito una cosa che ho già sentito fare al Presidente del Consiglio, ma ho sentito il Ministro Boschi ancora una volta utilizzare i malati di tumore perché così verranno garantite le cure a livello di tutta Italia. Non si può strumentalizzare gli ammalati per una competenza come quella delle cure dei tumori che sono LEA, livelli essenziali di assistenza, ovvero materia statale, e non c'entra niente con la riforma. Grazie per le interruzioni continue.